carrellata di partite più lunga, tre partite in questa giornata. Prima partita esclusiva, Messico-Camerun, per quanto riguarda noi di Sky, vi ricordo che... ...pulito è di quella impresa. Inghilterra, Brasile, quel che ne rimane, dopo la serata di ieri. Io quando ho giocato contro le squadre africane... Finalmente, così come tra poco parleremo della nostra nazionale, di come sta l'Italia. Per Rafa Márquez quarto mondiale, mentre Eto'o è al terzo mondiale. Mi perdonerà Eto'o? L'ho chiamato vecchietto, come l'ha chiamato Mourinho. Prima a interpretare giusto, il ruolo di quella... Lele De Rossi, attenzione, concentrati, tra poco si scende in campo. Ah, per mettere definitivamente... Mentre con un ballottaggio perso e De Sciglio invece per altre ragioni, perché sarebbe stato sicuramente... La prossima partita di cui ci occupiamo, com'è l'atmosfera lì? Vero, ogni paio d'anni bisogna rinnovarsi. E noi l'abbiamo capito bene nel 2010. Esatto, Sarri lui metteva il mediano basso. Sicurezza in abbatte in fase difensiva, sì, no? E poi Darmian... Dobbiamo dargli delle certezze, cioè se parti a destra... Andiamo tra poco, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Intuizione, Casillas, fuori porta. Rivediamo tutto, partita in un minuto. Vabbè, Iker Casillas, io vorrei collegarmi con Copacabana, il nostro studio di Copacabana, dove ci sono Massimo Marianella, che era il bandolo della matassa in mano, insomma. Ma, primo tempo... Essere in quella circostanza. Massimiliano Allegri, nel tennis come si chiama quella posizione lì? Non lo fa. Comincio sempre io, sempre il professore Billy. Sempre per sì, ultimo, sì, sì perché prima cerchiamo di mettere il risalto anche qui, sinceramente... Prima la manomalanza, volevi infatti, dire questo, sì. Sempre... Che bravi che siete stati, insieme con Marco Velati, che vi ha seguito nella vostra, il nostro esperto della tattica. Alessandro Alciato però, incombe, ecco dov'è Alessandro Alciato, fino... 22 su 23 giocano il campionato inglese, quindi sono ma no, proprio facile. Io credo che... Grazie a Massimiliano Allegri.